benvenuti in questo nuovo video haul fatto con i saldi da Revolution Pro, il sito quello inglese. Allora, è un video, come avete letto, un po' così tra alti e bassi. Perché? Perché ho acquistato delle cosine che, va bene, non le ho pagate tantissimo perché erano in saldo. Se erano a prezzo pieno era anche peggio, e delle cosine che sinceramente mi sono piaciute davvero molto. Allora, la prima cosa che ho acquistato e che vi voglio far vedere, partiamo con le cose belle, sono queste piccole palettine. Premetto, io volevo acquistare delle palettine da viaggio, appunto, che non costassero tanto e che anche se si rompessero non mi interessa. In ogni caso, ho preso queste due palettine, come vedete sono verdi, sui colori del verde. Queste sono quelle che hanno il segno zodiacale, cioè ogni palettina è riferita a un segno zodiacale. Questa qua appunto è quella dell'acquario, questa, e poi c'è quella dei pesci. Ho preso queste due perché mi piacevano i colori essenzialmente. Inizio con il farvi vedere quella dell'acquario appunto. È piccolina, come vedete, si svita per aprirla e ha questi colori. Praticamente ha questi colori verde acqua, uno colore più scuro nero, uno più chiaro in centro e poi questi due con la cera per fare le sopracciglia. Direi che con questa palettina si riesce tranquillamente a fare un trucco completo, occhi intendo, eh. Vi faccio vedere qualche colore. Sono molto belli, sì. Se vi dico che l'ho pagato 1,80 euro, cioè, non si può pretendere né di più e sinceramente né di meno. Nello stesso modo vi faccio vedere anche quella dei pesci, ed è più sul colori del verde, fatta esattamente allo stesso modo, quindi colori in alto, colori chiari, e poi appunto la cera e i due per le sopracciglia. Vi swatcho anche qua qualcosa, i due verdi, se prima mette a fuoco, ok. Sono davvero molto carine per il lavoro che devo farci, appunto, da portare in viaggio senza la paura di rompere delle palette che costano un po' di più, vanno benissimo. La prossima cosa che vi voglio far vedere sono queste mini palettine, nel senso che loro ve le inviano così. Non avevo capito che erano delle cialdine e basta, ma pensavo che avevano la loro confezione come avevano quelle di Obsession Makeup, quello che poi vi faccio vedere, tra cui questa. Appunto questa qua ha tutta la sua confezione con la plastica, che si apre e si chiude se si vuole, altrimenti si può trasferire la cialdina in una palette vuota, appunto la loro. Di queste non c'erano le palette vuote e quindi ho pensato che fossero proprio così, perché nel sito c'era proprio la foto delle palette all'interno di questa scatolina che ora ho tirato fuori. Perché vi dico così? Sembra che sia appunto chiusa, ma in realtà è una plastichina senza senso con sopra le cialde che con un niente vengono via, vedete? Sono proprio le cialdine vuote. In sostanza cosa ho fatto? Ho acquistato una palette vuota su AliExpress con il magnete sotto in modo da così riuscire a raggrupparle tutte perché sono un bel po'. Queste qua sono quelle Pro Artist, sempre della loro marca, l'altra che tengo, la Freedom. Mi trovo molto bene anche con la marca Freedom che vendono e quindi ho preso un po' di cose, appunto, tra cui appunto queste qua che invece di prendere le colori singoli costavano circa 3 euro, e quindi ne ho presi un bel po'. Questi qua sempre per la storia del viaggio. Queste qua sono tutti colori opachi e possono essere degli ombretti, ma secondo me possono andar bene anche come terre, proprio per i colori che hanno, come ciprie, come parte non illuminante ma per creare appunto un punto luce, quindi queste qua sono, secondo me, andavano stra bene. Poi ho preso quest'altra versione, non le tiro fuori perché altrimenti volano per terra. Questa versione sono tutte shimmer e sono sempre sui colori del marrone. Andiamo a scurirci, quindi
questi qua vanno verso i colori mattoni, rossi, e questo qua è un mix tra colori shimmer e colori opachi, per poi arrivare a qualcosa di più colorato. Questi qua, anche questi qua sono un mix tra normali e opachi. Vi faccio qualche swatch per farvi capire quanto scrivano, almeno sul dito, che è il minimo. E ve lo metto qua. Per 3,50€ devo dire che come resa non è affatto male, ma appunto credevo che c'era tutta la scatolina compresa, invece no, non c'è tutta la scatolina compresa, ma ci lavoriamo su per trovargli una casa migliore. Ve l'ho fatto vedere in tutte le salse ed è appunto questo, il prossimo, è un blush che si chiama Bloom con due O. Pensavo sinceramente che fosse un po' più chiaro, ma è abbastanza scuro. Anche questo qua l'avevo pensato appunto da portare in giro in viaggio senza portarsi una padella enorme, ma appunto è molto, vedete, è molto scuro. Qui lo metto qua. Cioè, ne basterebbe davvero un tocco, è un altro blush che mi durerà tipo in eterno e oltre. Vabbè, non so se l'ho pagato quasi un euro e 15, qualcosa del genere, o anche meno, potrebbe essere. Arriviamo alla nota dolente. La nota dolente sono questi. Esattamente questo, che non so esattamente come farvelo vedere, ma è un Triss di Terre, pagato 2,50€. Che è arrivato in uno stato pietoso. Uno stato pietoso perché, fidatevi, questi sono divisi. Questi tre sono divisi, sotto si è crepato, ha perso pezzi, quindi devo contattare l'assistenza per trovare una mediazione, perché ragazzi, come si fa ad utilizzare se faccio così e spingo? Solo a spingere, aiuto, si crepa ancora di più. Questo qua era appunto un Triss di Terre, bronzer Terre, per fare anche contouring. Come vedete c'è chiaro, medio e scuro. Erano ottimi, perché appunto erano ottimi, ho provato a swatcharli e non erano male, ma sono in questa situazione e aiuto, non so altro che portarli in giro. Portiamo in giro con l'aspirapolvere. Mentre l'altro che è arrivato intero è questo qua, che è un trittico di bronzer illuminante e blush, sempre della marca Freedom, 2,50€ anche lui. Devo dire che sì, è illuminante fino ad un certo punto. Gli altri colori non sono male, non sto qui a sbocciarveli perché sono esattamente questi. Se li sfumate sono ovviamente molto più chiari di questi, ma l'illuminante è bianco. È bianco e se lo sbocciate non illumina, almeno se lo mettete da qualche parte sulla mano non illumina un tubo, vedete? Resta bianco, non illumina, non è cangiante, non serve a una ben amata fava come per essere molto, non si vede neanche, l'ho messo ma non si vede, per essere molto fini nella descrizione. Il prossimo, che dice di essere un illuminante e un blush insieme, e sono questi qua, sono sicura che queste qua le avete viste e sicuramente sarete state attratte sul sito nell'acquistarle, che è esattamente questa palettina blush illuminante in sfumatura di Revolution, proprio la loro marca. Allora, come faccio a farvelo vedere? Nel senso che cambiamo dito. L'illuminante è bianco, è una polvere bianca, peggio di quella di prima, e se la vado a sbocciare sull'altra mano non vedete una ceppa, una grandissima ceppa. È come mettervi il borotalco sulla mano, non si vede niente, zero. Il blush è questo rosino pescato, quindi a me mi era piaciuto molto perché era rosino pescato. Già sul dito è evanescente, sulla mano
non vi conviene sfumarlo troppo, vedete, un po' si vede, non vi conviene sfumarlo troppo, perché se lo sfumate troppo, sparisce! Fantastico, vero? Quindi ragazzi, no, adesso ho visto che addirittura l'hanno rimesso a prezzo pieno, costa 5 euro, risparmiateveli. Non acquistate questo qua, perché non serve a un ciufolo. Mentre invece avevo visto un video dalla mia amica Francesca, Nova Dixon qua, vi lascio il video giù nell'info box, dove utilizzava i mixer di Obsession, questa marca qui, non ve lo faccio vedere perché è specchiato, e praticamente li utilizzava, sono dei mixer che servono per scurire o schiarire i fondotinta o dargli un sottotono più giallo o più rosa. Io esattamente ho dei fondotinta tanto scuri rispetto a me, e quindi ho preso lo sbiancante che era in saldo, quindi ho voluto provare. Comunque, se volete vedere esattamente come funzionano questi mixer, vi lascio il video di Francesca giù nell'info box, perché ovviamente lei l'ha fatto decisamente meglio. Non è nient'altro che una boccetta di liquido, questo qua appunto sbiancante, dove praticamente escono le gocce di prodotto che andrete poi andrete poi a mixare con il vostro fondotinta prima di appunto spalmarlo in faccia. Un'altra cosa che non ho qua, perché l'ho già portata di là e non l'ho portata di qua, va bene, è il correttore, l'unico correttore che appunto tiene una vita ed è praticamente il mio colore invernale, è il C3, il loro correttore C3. L'ho preso in versione grande, non era in saldo perché qua in giro non si trova, e l'unico modo per averlo è acquistarlo sul sito, almeno per me, e quindi ho preso la versione grande C3, mentre in estate uso la C4 perché ha un sottotono un pochino più rosato e quindi se si prende un pochino di sole va decisamente meglio, altrimenti per l'inverno il C3 è perfetto, l'avevo finito e quindi l'ho riacquistato. L'ultima palette che ho acquistato, e vi ho spoilerato che cos'è appunto, è sempre per la storia del viaggio, devo ancora capire appunto se portare le cialdine piccoline o comunque, cioè, si cambia sempre voglie e gusti. Avevo già preso la Sofix che è piena di colori e ti permette di fare un sacco di look, sempre sulla stessa linea, cioè piena di colori e che permette di fare tantissimi look. È già uscita prima della Sofix, però io non ce l'avevo ancora. Ho preso la Tamix che è specchiata, quindi non vi acceco. Vi faccio vedere che colori ha all'interno. Questi qua sono appunto i colori, appunto tutti ombretti, poi qua dovrebbe essere blush, bronzer e illuminante o cipria, più che altro è una cipria perché è molto molto chiara. E il resto sono tutti, come vedete, ombretti, sia shimmer sia opachi. La scrivenza è esattamente quella di Make Up Revolution, quindi non vi posso... non ho niente da dirvi, non ho nessuna critica da farvi, perché appunto, come vi dicevo, addio, dove me lo metto qua? Non ho nessuna critica da farvi perché appunto scrivono molto molto bene, sono con la stessa qualità della Sofix, quindi se volete anche voi una palette oltre alla Sofix, comunque perché la Sofix dovete averla, Sofix, Sofper, Tammy Per, comunque la stessa cosa, sempre appunto per avere dei look completi senza andare a diventare matti e dover comprare la palette azzurra, la palette verde, la palette rosa, eccetera eccetera, queste due secondo me sono ottime e sono anche low cost perché le ho pagate, questo qua, circa 10 euro 10 11 euro, comunque non ho superato gli 11 euro. Questo era tutto il mio haul, vado a scrivere Make Up Revolution perché ragazzi, aiuto, una cosa così non l'avevo mai ricevuta, va bene, spero appunto di avere assistenza e niente, io vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video. We'll be right back.